Juventus, capace di mandare in gol a 13 giocatori diversi, ha largamente meritato il successo, controllando serenamente la partita, difendendo con puntiglio, nonostante le assenze di Montero, Giuliano e Tacchinardi, e concretizzando la metà delle occasioni create. La regina, punita troppo severamente dallo 0-5, ha sfoggiato almeno nel primo tempo il tasso tecnico del centrocampo e crollata nel secondo tempo in retroguardia, e ha sempre denunciato il limite di una scarsa incisività in attacco causata dall'isolamento delle punte. Con le immagini montate da Franco Marzella andiamo al sesto minuto del primo tempo, ricordando il 4-4-2 della Juventus con Zambrotta terzino sinistro e il 4-5-1 della regina con Leon, Cozza, Nakamura e Rastelli trequartisti dietro a Di Michele. Rimessa laterale proprio di Zambrotta, interessante anche in chiave azzurra. Questi è Davids che si prepara per il cross dopo il dribbling. Lo effettua a tiro di Trezeguet e l'intervento di Belardi all'altezza dell'incrocio dei pali. Poi c'è l'iniziativa di Nedved. Trezeguet in avanti nella zona di Del Piero. Una mischia, la respinta di Franceschini, il tiro di Camoranesi in pieno sul palo esterno. Calcio di punizione adesso di Davids. Attenzione, anche qui mischia in aria, Camoranesi arriva a Conte ed è gol. 22esimo minuto, Juventus 1, Regina 0, a compimento di un'azione nella quale Camoranesi anticipa Falsini, toccando forse il pallone con il braccio destro e favorisce l'inserimento di Conte, migliore in campo. Per lui è il 43esimo gol in maglia bianconera. Del Piero pedinato da Leon. Nedved, Del Piero, il tiro, la respinta, conclusione di Trezeguet, ancora rete. 35esimo minuto, Juventus 2, Regina 0, ed è sicuramente da rivedere la splendida mezza rovesciata di Trezeguet, che si coordina e colpisce il pallone sopra il collo del piede destro, spedendolo fra Pierini e Falsini. Nel secondo tempo entreranno Mesto, Savoldi, Di Vaio, Pessotto, Veron e Fresi. E al terzo minuto c'è questa manata di Nedved, giocatore che resta di solito correttissimo, ai danni di Cirillo. Sarebbe stata la seconda ammonizione, quindi l'espulsione per il fantasista cieco. La partita va in archivio nel giro di un minuto. Al 19esimo viene annullato alla regina questo gol di Franceschini, che in effetti si trova al di là di tutti i difensori bianconeri. Poi al 20esimo c'è un cross di Trezeguet e Cozza, nel tentativo di anticipare Del Piero, si allunga in spaccata e inganna Belardi con la sua deviazione. Juventus 3, Regina 0. La squadra di De Canio è anche sfortunata. Questi è Falsini, il passaggio a Nakamura, per Di Michele la conclusione che finisce sul palo. Al 26esimo minuto Cirillo atterra in aria in questo modo Del Piero e giustamente l'arbitro Trefoloni concede il calcio di rigore. La rincorsa è dello stesso Del Piero. Il tiro, pallone da una parte, Belardi dall'altra. 27esimo minuto, Juventus 4, Regina 0 e decimo gol in campionato per Del Piero. Ma non è finita con Di Vaio in cerca di fiducia. Lo scambio con Trezeguet, la triangolazione ancora Di Vaio, diagonale, gol. 40esimo minuto, Juventus 5, Regina 0, con Trezeguet che calza i panni di rifinitore a beneficio di Di Vaio. È tutto e la linea torna a Roma.